siamo qui con Ivana Spagna. Ciao Ivana. Ciao. Allora, esce 1954, che è il tuo nuovo disco, che arriva a 10 anni dal precedente. Cosa ci racconti a riguardo? Come mai hai scelto questo titolo? Allora, il titolo che l'ho scelto è semplicissimo. È la mia data di nascita, di dicembre 54, ed è stato per togliermi il peso, diciamo, dell'età, l'ossessione, del fatto di dire quanti anni uno ha, perché magari si sente sempre dei commentini dietro. Io avevo voglia di liberarmi di questo, e per questo ho messo 1954, così si sa già che anni ho. E poi l'altra domanda era cosa... Come hai lavorato a questo disco? Che con entusiasmo. Ho lavorato con entusiasmo e proprio con passione. Siccome ho deciso di autoprodurmi, ho potuto decidere tutto. Per cui sono proprio io che è dentro quest'album. È proprio Ivana quest'album. Nel bene, se sarà nel bene, e nel male. Ci ho messo me stessa. La passione che ho sempre messo nelle cose che ho fatto, perché dico una cosa, quando faccio qualcosa è perché ci credo, poi che la cosa riesca, che venga bene o meno bene, non lo so, ma quando la faccio ci metto un entusiasmo che non conosce limiti. Sono felice di averlo fatto, erano tanti anni che ci pensavo, ma forse mi spaventava un pochino il fatto che già è importante come fatto fare un album, importantissimo, un lavoro importante, ma poi l'altra cosa molto difficile è farlo arrivare alla gente. Con un'autoproduzione non è facilissimo, per cui forse è sempre stato anche questo il deterrente. Poi l'anno scorso è nato in un giorno che suonavo il pianoforte, insomma ho fatto una cosa che mi piaceva, sarebbe proprio bello fare qualcosa di nuovo. E ho detto, però sarebbe bello anche poi farlo arrivare alla gente. E allora ho detto, sarebbe bello fare un album. E ho detto, Ivana, e chi te lo impedisce? Ti impegni e te lo produci. E così ho fatto. E proprio in questo album escono comunque tutte le tue anime anche a livello sonoro, perché c'è un sound molto vario dagli anni 80, è sì, un sound moderno, bravo. E c'è anche il reggaeton, esatto. In Cartagena. Ci esatto, racconti un po' allora, la cosa importante è che si può trovare nei brani, sia anche Nessuno Come Te, che diciamo lo prendo come esempio perché è il primo uscito così, è la sonorità mia, quella di Ivana proprio, quella addirittura degli anni 80, di prima che facessi dischi, suonavamo nelle discoteche, all'inizio avevamo la sezione fiati, io ho voluto reinserire e riusare ancora un suono bello come quello del sax, che non si usava più. Ecco, la cosa che non abbiamo seguito in questo album sono le sonorità del momento, l'unica cosa forse è Cartagena che può prendere un po' di questo, ma il resto sono sonorità che appartengono al mio mondo. Ho detto, se io devo fare una cosa, devo sentirla mia fino in fondo, e queste sono le sonorità che amo, quelle che fanno parte della mia vita. Tra le tracce del disco ce n'è una che ti rappresenta di più in questo momento? Ma secondo me mi rappresentano un po' tutte, allora, oddio. Nessuno è come te, sicuramente, ma mi manchi tu per certe cose che vivo, che fanno parte della mia vita. E poi c'è un piccinino proprio alla fine, la chiusura dell'album, che è un modo di vivere i sentimenti, cioè senza invadenza, piuttosto soffrendo ma sperando che qualcosa di bello succeda dall'altra parte, ma senza essere troppo invadente. Cioè, addirittura a volte accontentarsi di amare senza sapere se sei amato o no, o senza chiedere niente in cambio. È un disco che ha anche uno scopo benefico, visto che un euro viene dato, di ogni copia viene data per City Angel. Sì, perché è un'associazione, io sono una loro testimonial da tanti anni oramai, tanti anni che conosco Mario Furlan, è il grande fondatore di questa associazione, un'associazione che per me è incredibile veramente quello che fanno, perché non si ferma a dare un pasto, una coperta calda, un tetto e senza tetto, ma portano al reinserimento nella società di queste persone. E questo penso che sia una cosa importantissima, difficilissima da farsi, ma ce l'hanno fatta in tanti casi, per cui mi ammiro tantissimo. Senti, dopo tanti anni di carriera in cui hai fatto tantissime cose, se dovessi pensare a un'immagine della tua carriera, che cosa ti verrebbe in mente? A un'immagine? Un'immagine della tua carriera. Un'immagine? Un arcobaleno. Un arcobaleno con diversi colori. Ok, grazie mille. A te.